Ci troviamo in compagnia di Antonio Martello, titolare di Sogni nel Blu, tour operator di Lampedusa che si occupa di incoming per quanto riguarda la Sicilia e le isole siciliane. Secondo lei, vista la recente crisi politica in Tunisia e in Egitto, nell'estate del 2011 ci sarà un incremento di richieste per quanto riguarda i soggiorni in Lampedusa? Io sono un operatore che opera a Lampedusa ormai da diversi anni, quindi questa crisi la stiamo vivendo in una maniera molto triste, anche perché è vicino a noi, quindi è nel nostro mare. Quindi speriamo che tutto quello che si sta dicendo nei giornali, visto che molti di questi disgraziati stanno arrivando a Lampedusa, speriamo che la notizia che viene detta viene dimenticata e quindi possiamo finalmente, come gli altri anni, superare questa crisi del Mediterraneo con un incremento di turisti nella nostra isola. Quanto incidono sulla scelta di destinazione da parte dei turisti, sia in positivo che in negativo, le notizie di cronaca, i servizi giornalistici e i documentari? Incidono molto, sinceramente incidono molto. Però pure dobbiamo vedere una cosa, che questo fenomeno è successo all'inizio dell'anno, quindi gennaio, febbraio. Quindi penso e spero che queste notizie, nel bene e nel male, vengano dimenticate. Quindi sicuramente incideranno, come dicevo la prima volta, ancora positivamente, anche perché questo fenomeno, sempre ripeto, sulla nostra isola dura da 30 anni e penso che tutti gli anni i nostri potenziali clienti, che sono nordici, hanno dato sempre una mano d'aiuto quindi alla nostra economia. Qual è la durata media dei soggiorni in Lampedusa? Lampedusa è un prodotto un po' anomalo per le durate medie o non medie. Noi intanto ci spostiamo tutti in charter, quindi i charter sono con rotazione settimanale, però registriamo una cosa, che prima la durata media era i 15 giorni, quindi le due settimane, i due sabati, ora invece da un paio di anni che si è accorciata, quindi abbiamo una settimana. Magari la fanno due volte, però non nello stesso periodo, quindi ripetono la settimana nel periodo più avanti. Continua ad essere vincente la scelta dell'utilizzo dei voli charter o prevede che nel prossimo futuro sia possibile utilizzare dei pacchetti nati appunto con lo sfruttamento dei voli di linea anche per le destinazioni classiche balneari? Allora, su Lampedusa il problema del charter ce l'abbiamo sempre avuto, se di problema si deve parlare. Noi ci spostiamo tutto in charter, se non facciamo il charter non possiamo volare, quindi anche perché non abbiamo un collegamento di linea con il nord, quindi noi ancora una volta stiamo puntando col charter. Devo dire una cosa, siccome il mio tour operator aveva una programmazione sulla Tunisia e sull'Egitto, stamattina ci siamo incontrati con gli operatori tunisini e stiamo cercando di non fare il charter al nostro rischio, ma stanno cercando loro di mettere il charter al loro rischio. Quindi penso che la politica di charter su quelle destinazioni è un po' a rischio per ora. Aspettiamo un paio di mesi per vedere come si risolve la situazione.